Ecco tutto quello che devi sapere sul sistema nominale, prima di cominciare lo studio approfondito delle declinazioni. Tutti i nomi latini sono caratterizzati da due numeri, il singolare e il plurale, e da tre generi, il maschile e il femminile, come in italiano, e poi il neutro, che è il genere dei concetti e degli oggetti inanimati. Per indicare invece che tipo di complemento ogni nome ricopre all'interno della frase, il latino utilizza un sistema fatto di casi e declinazioni. L'utilizzo di casi e declinazioni è una grande differenza rispetto all'italiano. L'italiano, infatti, è una lingua analitica, cioè esprime i complementi lasciando la parola inalterata e utilizzando delle preposizioni prima del complemento stesso, di, da, del, nel, eccetera. Il latino, invece, è una lingua sintetica ed esprime i principali complementi cambiando la parte finale delle parole, secondo alcune regole e in base al tipo di parola. Facciamo un esempio. In italiano, un complemento di specificazione si esprime con la preposizione di, come in del padre. Il complemento di termine, invece, con la preposizione a, come in al padre. In latino, invece, al complemento di specificazione del padre corrisponde la forma patris e al complemento di termine al padre la forma patri. Come puoi osservare, in italiano la parola padre resta sempre invariata, mentre a cambiare è la preposizione che la precede, del e al. Nelle forme latine, invece, la prima parte della parola resta invariata e la differenza di significato nel complemento viene segnalata dalle diverse desinenze finali, is e i.